Stavamo parlando del fattore R con 0. È il numero di riproduzione di base, cioè un dato che rappresenta statisticamente il numero medio di infezioni secondarie, cioè quanto un individuo può trasferire l'infezione ad altri individui, nel caso dell'infezione, in questo caso specifica di Covid-19. Quindi R con 0 misura la trasmissibilità della malattia infettiva, ma ripeto, è un dato statistico, ad esempio, è un dato adimensionale, cioè non è correlato al tempo. Mi dice semplicemente statisticamente quante persone può infettare un individuo già infetto, ad esempio, da Covid-19. Andiamo a vedere degli esempi pratici. Non ho fatto dei grafici, ma li potete trovare in rete per motivi di tempo. Ad esempio, ipotizziamo di avere un R con 0, 2, 1, 0, 5 e 0 e 100 individui infetti al tempo 0. Quindi ne ho 100. Sono partito da 100, si poteva partire da 1, da un qualsiasi numero. Ovviamente ricevo un parametro adimensionale, quindi la velocità di progressione è altro, va calcolata in altro modo. Ci dice solo la potenzialità, insomma, relativa alla trasmissibilità. Ad esempio, con R con 0 uguale a 2 vuol dire che un individuo ne contamina 2. Con R con 0 uguale a 1, un individuo ne contamina 1, 0,5 ne contamina 0,5 e ovviamente 0 non ne contamina nessuno. Un esempio molto banale, adesso non è una malattia infettiva, frattura. Bene, io ho una frattura alla gamba, ovviamente il mio R con 0 relativo alla trasmissibilità di quella frattura è 0, quindi non si diffonderà nella popolazione la frattura. Ho una malattia non infettiva di qualsiasi tipo, a parte i casi di trasmissione verticale, però orizzontalmente fra individui diversi all'interno della popolazione avrò un R con 0 uguale a 0, insomma è un parametro tipico delle malattie infettive. Con R con 0 uguale a 2, se io parto con 100 individui, questi 100 ne infetteranno 200. Qui è la progressione dei nuovi casi, quindi non sono sommatorie. Quindi questi 100 ne infettano 200, dopodiché escono dal gioco. 200 ne infetteranno 400. Questi 400 nuovi, ovviamente ognuno ne infetta 2, quindi arrivo a 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passaggi. La velocità del passaggio è altro. In questa tabella non è data, non è dato sapere. Se RO fosse uguale a 1, 100 individui ne infetterebbero 100, questi 100, altri 100, altri 100, altri 100 e così via. Quindi ci sarebbe una progressione molto lineare anziché esponenziale. Se fosse 0,5, vuole dire che 100 individui ne infettano 50, questi 50 ne infetteranno 25. E dopo 8 passaggi avrò 0,3 individui che vengono infettati. Se fosse 0, 100 individui non infetta nessuno e così via. Ovviamente, attenzione, non ho usato dei numeri molto discostanti dalla realtà, anzi, c'è anche di peggio, eh? Possiamo andare a 3, 3,5 con il Covid-19. Quello che deve essere chiaro è il tipo di progressione. Una progressione di tipo geometrico, quindi in pochissimi passaggi ho un numero di persone contaminate elevatissimo. Ovviamente devo considerare anche quelli precedenti, che escono dal gioco statistico, ma non dalla realtà.
E ho invece una progressione lineare, 100 che infettano 100, che infettano 100 in questo caso. Ho una patologia che chiaramente va in spegnimento, più o meno velocemente, quindi si sta limitando ogni passaggio, oppure non ho trasmissione. Da che cosa dipende R con 0? Beh, dipende soprattutto, chiedo scusa, pensavo di aver messo un'altra slide prima di questa. Allora, nel caso di Covid-19, l'R0 stimato nelle fasi iniziali, quindi non adesso per fortuna, ma nelle fasi iniziali è stato stimato grossolanamente fra 1,4 e 3 e 8. Grossolanamente dico perché il parametro R0 sottostà a numerose variabili, quindi più o meno questa è la stima. Queste informazioni che vi sto dando sono informazioni che derivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Istituto Superiore di Sanità italiano che a loro volta utilizzano i loro studi e gli studi pubblicati sulle riviste internazionali. Quindi immaginate un R con 0 di 3,8. Avete visto cosa succede con 2? Provate a immaginare che cosa potrebbe e che cosa è successo con 3,8. Ma ovviamente questo è un parametro che varia, non è fisso. Se fosse fisso saremmo tutti infettati n volte, sempre che fosse possibile riprendere l'infezione dopo la prima volta. Quali sono i parametri? La probabilità di trasmettere la malattia o il virus in questo caso dal singolo individuo a un'altra persona che deve essere suscettibile, poi vedremo meglio. Oppure dipende anche dal numero di contatti della persona infetta. È ovvio che se io mi isolo in una bolla non contagio nessuno, anche se in teoria la malattia potrebbe essere estremamente contagiosa. E da quanto dura l'infettività della persona? Se la mia capacità di infettare un altro individuo dura 5 secondi, è ovvio che diventa molto raro poterlo infettare. Se dura 40 giorni, bene, vi rendete conto che in 40 giorni al supermercato, ad esempio, vado qualche volta, anzi, un certo numero di volte, e quindi aumenta il rischio, aumenta R0. Suscettibile. Chi sono i suscettibili? Sono quelle persone che possono essere contagiate. Chi sono i non suscettibili? Ad esempio, sicuramente i vaccinati, però non ce ne sono in questo caso. Quelli, per un tempo che non conosciamo ancora bene, che hanno già avuto la malattia e sono perfettamente guariti, quindi difficilmente la riprenderanno almeno nel breve termine. Quanto dura l'infettività? Dura quello che dura al momento, non siamo in grado di lavorare sulla durata, o almeno non ancora. Quindi vi rendete conto che l'unico parametro sul quale si può lavorare, e si sta lavorando giustamente, è il numero di contatti. Quindi ridurre il più possibile il numero di contatti. In questo modo si riduce R con 0. Ovviamente non si fa sparire il virus continua a circolare sempre meno e questo permette anche al sistema sanitario, ad esempio, di reggere l'urto. L'altro parametro che ci interessa è il tempo di raddoppio dei contagiati. Questo invece è dimensionale, c'è un fattore tempo che in questo momento lo inventiamo insomma per questa tabella. Quindi io posso avere un fattore tempo di un giorno, di 2 giorni, di 4 giorni, di 8 giorni, cioè ogni giorno raddoppiano i contagiati. Ogni 2 giorni raddoppiano, ogni 4 giorni raddoppiano, ogni 8 giorni raddoppiano. Quindi se ogni giorno ho il doppio, 100, 200, 400, arrivo a 25.600. Quindi una esponenziale che mi porterebbe in poche settimane ad avere l'intera popolazione mondiale colpita più volte. Se invece il delta T è 2, cioè c'è un raddoppio ogni 2 giorni, dopo 2 giorni ne avrò 200, 400, 800, 1600. Questi sono dati secchi, molto, ovviamente cambia la realtà anche in maniera abbastanza
netta, però sono dati statistici. Quindi un giorno 25.600, 1.600 dopo 8 giorni, se il tempo di raddoppio è 2 giorni. In 4 giorni avrei 400 persone, quindi una bella differenza, in 8 giorni avrei 200 persone. Quindi la velocità di diffusione del contagio è ciò che questo parametro misura. Noi siamo stati fra i 2,5, adesso per fortuna si sta riducendo enormemente, si è arrivati a 7 giorni e mezzo, però inizialmente 2 giorni e mezzo, 3 giorni erano il tempo di raddoppio. Poi ovviamente le misure prese hanno ridotto notevolmente il contagio, quindi aumentato, ridotto R0 e aumentato il tempo di raddoppio. L'altro parametro molto interessante da studiare è il rilascio virale, cioè la capacità che ha l'individuo di rilasciare, una volta infettato, particelle virali. Questo lo dovete considerare, ad esempio, relativamente al concetto di vaccinazione, al concetto di test veloci e test lenti, che sono due test molto diversi. Il test è quello che prevede di identificare col tampone orofaringeo la presenza di virus mediante PCR, quindi mediante tecniche di biologia molecolare, vuole sapere se in quel momento c'è un virus dentro di voi. Il test veloce, quello sierologico, vuole invece vedere se ci sono gli anticorpi, quindi se avete già avuto la malattia, casomai senza sapere. Questo non esclude che voi possiate essere ancora infettivi, pur guariti. Andiamo a vedere nel dettaglio. Nelle vie respiratorie troviamo un rilascio virale già un paio di giorni prima dell'insorgenza dei sintomi. Quindi siamo infettivi, sembra che un 50% circa di infezioni, di trasmissione, dipenda da persone che non sono ancora sintomatiche. Alcune lo diverranno, alcune non lo diverranno mai, resteranno pazienti asintomatici o pauci sintomatici. Per quanto tempo persiste questo rilascio virale? Può persistere per 7-12 giorni in quei casi di sintomi molto bassi o fino a 15 giorni nei casi più gravi, nelle vie respiratorie. Nelle feci è stato trovato RNA virale a partire da 5 giorni dopo l'inizio dei sintomi, quindi il virus inizia a muoversi, a circolare e arriva anche nelle feci e dura fino a 4-5 settimane dall'inizio dopo i sintomi nei casi moderati, quindi arriviamo a un mese e mezzo circa. Lo si trova nel sangue, lo si trova nel siero, una frazione del sangue, nella saliva, nelle urine. Attenzione a questa ultima parte, perché il rilascio prolungato di RNA virale, quindi, come vi dicevo, il tampone nasofaringeo preleva il muco, preleva la saliva, preleva insomma parti mie, viene analizzato mediante una PCR, una RT-PCR in realtà, per identificare la presenza di RNA virale. Quindi è positivo all'RNA virale. Fino a 37 giorni per i pazienti adulti, sia quindi nell'aria che emettiamo, nelle goccioline, nei droplet, e anche per più di un mese dopo l'infezione nei pazienti pediatrici. Per cui in teoria io potrei avere fatto tutti gli esami che voglio, essere perfettamente sano, ma rilasciare RNA virale per più di un mese. Attenzione, consideriamo le cose da un punto di vista corretto, non è detto che questo RNA virale rilasciato in tempi molto lunghi dopo l'infezione possa trasmettere l'infezione stessa, cioè la presenza di RNA virale non è per forza caratterizzante la infettività. Ci può essere rimasta qualche traccia molto blanda di particelle virali, di virioni, che in quantità così bassa potrebbero non essere in grado di. Però, come sempre, non avendo al momento informazioni così precise, così scientificamente controllate, deve rimanere il principio di precauzione. Quindi considerate i tamponi e i test per quello che realmente sono.